Andiamo? Va bene, allora io ho già salutato tutti, comunque buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla conferenza finale del progetto PSR LEG. E andiamo veloci perché siamo arrivati in ritardo, faccio gli auguri agli Antoni, visto che oggi è Sant'Antonio, quindi qualche Antonio sicuramente c'è, uno lo conosco, non so se ce ne sono altri, e vi porto, vabbè, io mi presento comunque, sono il presidente del distretto agroalimentare regionale, professoressa Milena Sinigaglia, e sarò la moderatrice del progetto della conferenza, e vi porto anche i saluti del direttore del DAFNE, il professor Agostino Sevi, che non è in sede, quindi mi ha pregato di portare i saluti e di dare il benvenuto in quella che è casa nostra, fino a poco tempo fa era anche casa, cioè rimane casa mia, però cioè, ero il direttore, quindi la sentivo ancora più casa mia. Quindi niente, vi ringrazio e saluto tutti e ringrazio tutti i partecipanti, sia i relatori che chi appunto è qui per un interesse specifico nei confronti di questo progetto. Chiamerei subito per i saluti istituzionali, appunto il professor Sevi, ve li porgo io, il dottor Pasquale Sollazzo, dirigente del servizio territoriale di Foggia del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia. Regione Puglia che ovviamente colgo l'occasione per ringraziare perché questi sono progetti finanziati appunto dalla Regione. Grazie a voi, un saluto a tutti e ringrazio il Dipartimento di Agricoltura della Facoltà di Agraria per l'invito. La Regione Puglia ha finanziato questo progetto perché ce l'aveva nella vecchia programmazione e l'ha messo anche nella nuova programmazione, il nuovo CSR, perché conosciamo bene l'importanza che questi progetti hanno per il territorio, proprio perché sono dei progetti che mirano, diciamo, a degli obiettivi concreti. Questo partenariato che c'è con l'università, gli studi di ricerca e il mondo dell'agricoltura, quindi è di fondamentale importanza perché dà dei risultati tangibili e anche in pochissimo tempo, come in questo caso. Quindi ho potuto già vedere un attimo i risultati, sono sicuramente dei risultati importanti ed è sempre più importante, specialmente in questa fase in cui l'agricoltura è in forte crisi, trovare delle soluzioni, quindi delle soluzioni che possono portare reddito alle aziende, quindi innovazioni di processo, innovazioni di prodotto. E pensiamo quindi alla Regione Puglia, ma in particolar modo alla provincia di Foggia, quindi un progetto come questo che è volto a trovare innovazioni sulle leguminose di particolare importanza proprio per le colture a seminativo, le seminative asciutti. Noi attualmente stiamo girando su tutta la provincia di Foggia, ma anche le altre province sul territorio per la delimitazione dei danni da siccità e stiamo riscontrando delle enormi differenze tra appezzamenti e appezzamenti proprio sulle precessioni colturali. Laddove ci sono in precessione le miglioratrici, in particolar modo le leguminose, stiamo riscontrando dei risultati anche in annate pessime come quella in cui ci troviamo, dei risultati diciamo abbastanza buoni. Abbiamo anche 30-40 quintali per ettaro sul grano duro, a differenza di appezzamenti di grano duro che sono in monosuccessione, dove stiamo riscontrando 10-15-20 quintali per ettaro. Quindi sicuramente andremo a fare la delimitazione per la calamità da siccità ed è importante quindi dare queste soluzioni alternative all'agricoltura, perché trovare delle colture che siano in grado di dare un reddito in alternativa a quello che è il frumento duro è di estrema importanza, perché sappiamo tutti che queste incrementano di molto la fertilità chimico-fisica del terreno, conservano anche meglio l'umidità nel terreno, penso al pisello diciamo proteico, ma anche alla lenticchia, forse il cece diciamo assorbe un po' più di acqua perché vegeta per più tempo, però ha degli effetti sicuramente sull'azoto e sulla fertilità comunque chimico-fisica in generale. Quindi è importante che questi progetti poi alla fine diano una ricaduta sul tornaconto delle aziende agricole, quindi pensare quindi a migliorare il prodotto finale, ma vedere anche come questo incremento della produzione lorda vendibile poi dia il giusto ritorno anche al mondo agricolo. Quindi l'intera filiera poi deve avere
l'adeguata, diciamo, ridistribuzione degli utili che questi progetti riescono a dare, partendo proprio dal mondo agricolo, perché se manca la produzione ovviamente poi anche gli altri attori della filiera verrebbero meno. Quindi è importante pensare quindi all'innovazione, quindi raggiungere l'innovazione di processo, di prodotto, divulgarla, renderla disponibile per le aziende e pensare anche a come questi utili, questi diano il giusto ritorno anche alle aziende agricole, che purtroppo l'imprenditore agricolo è sempre stato l'anello più debole della filiera e quello che comunque diciamo conta meno, tra virgolette, in quanto ha un potere contrattuale minore rispetto agli altri attori, però dobbiamo tenere sempre conto che è colui che muove tutto, diciamo, l'altro, tutti coloro che sono a valle. Quindi ben vengono questi progetti. La regione col nuovo CSR ha previsto circa 22 milioni di euro per questo intervento, che comunque quindi è stato previsto e quindi sarà rifinanziato, e speriamo che riusciamo con la prossima programmazione a poter finanziare altri progetti importanti come quello di cui parleremo stasera. Pertanto io vi ringrazio e mi complimento per i risultati, diciamo, conseguiti. Grazie, ringraziamo il dottor Solazzo e quindi per il suo tramite anche la Regione Puglia. E noi in effetti non è il primo, diciamo, una prima conferenza di conclusione di progetto, ne abbiamo fatte altre, e il nostro auspicio è sempre stato quello di non lasciarli neanche orfani, anzi proprio nella prossima programmazione di approfondire questi temi e di incentivare proprio i gruppi operativi che sono stati in grado di lavorare bene e di portare risultato come questo progetto. Ecco, quindi ci auguriamo che anche in questo la Regione ascolti un po' anche le istanze dei gruppi operativi che hanno ben operato. E adesso entriamo nel vivo del progetto, quindi chiamo il responsabile tecnico scientifico, il professor Gerardo Centoducati, e quindi io non introduco il progetto perché lo farà sicuramente meglio di me Gerardo. Grazie. Grazie Milena, grazie a tutti. Molto rapidamente, perché poi non voglio rubare le parole, i risultati e l'esperienza da parte di ognuno dei gruppi che ha lavorato. La cosa che tengo a sottolineare è che il progetto nasce sicuramente dalla collaborazione tra diversi organismi di ricerca, ma da un'esigenza che partiva dall'Associazione per la tutela e la valorizzazione della lenticchia di Altamura, poi diventata consorzio di tutela a seguito del riconoscimento. Per cui la cosa carina è che c'era un'esigenza reale da parte di, oggi siamo 215 agricoltori consorziati, un'esigenza reale a colmare un gap dal punto di vista della ricerca scientifica su queste colture. Colture che fino a 6-7 anni fa erano snobbate assolutamente, adesso inizia ad essere a diventare interessante la coltivazione, l'areale utilizzato, le superfici utilizzate in Puglia iniziano a crescere anche in maniera importante, soprattutto per delle scelte che la Regione Puglia ha fatto, così come scelte che ha fatto anche la Regione Basilicata. Siamo una zona di confine, quindi i nostri agricoltori molte volte hanno aziende da una parte e dall'altra. Il PSR ha finanziato, il PSR e la PAC prima, hanno finanziato le rotazioni biennali. Quindi il quarto ecoschema, per esempio, prevedeva appunto una rotazione ogni 2 anni. Stessa cosa si lavora sulla semina sodo, piuttosto che con il biologico. C'è stata quindi una spinta importante all'introduzione di nuove colture. Ricerca che mancava, e quindi problematiche in campo. Quest'anno abbiamo avuto delle problematiche impressionanti con gli afidi per il clima che abbiamo avuto, piuttosto che per il tonchio. Noi abbiamo lavorato sul nostro progetto sulla lenticchia, abbiamo lavorato con il tonchio, mentre abbiamo lavorato sulla nottua per quel che riguarda il cece. Questo in campo. Abbiamo portato ICT nelle nostre aziende, quindi stazioni in grado di interfacciarsi e di dare anche dei modelli predittivi agli agricoltori in modo da cercare di anticipare il volo di alcuni insetti e di anticipare gli interventi, come pure abbiamo continuato a lavorare invece con il problema che abbiamo nei magazzini, con gli infestanti nei magazzini. Molte volte vengono utilizzate sostanze chimiche, in biologico ovviamente non consentite, in biologico normalmente quello che si utilizza è la CO2,
ma sono state proposte dai colleghi entomologi delle alternative che sicuramente andranno a descrivere oggi nei lavori che sono stati condotti. Che altro aggiungere? Che intanto insomma un grande ringraziamento al DARE, al distretto agroalimentare, capofila, allo studio Cassandro che ci ha seguito nelle fasi progettuali, a tutti, un grande ringraziamento a tutti quanti i partner, un grande ringraziamento soprattutto, adesso parlo da agricoltore, proprio perché poi dei risultati ritornano utili a noi in primis. Grazie ancora. Grazie. Un ringraziamento appunto doveroso al responsabile tecnico scientifico, perché ovviamente un po' come ci ha detto l'idea parte dal consorzio di cui lui fa parte, quindi insomma poi insieme siamo riusciti a mettere a sistema diverse esigenze. E adesso chiamerei il professor Giuseppe De Mastro, già pronta la sua relazione, quindi la leggo da qui: tecniche agronomiche innovative per la coltivazione della lenticchia. Grazie, un ringraziamento alla professoressa Sinigallia e anche alla sede di Foggia che in realtà mi ha visto in parte presente per un certo periodo della mia vita accademica, quindi mi sento molto legato a questa sede. Tecniche agronomiche innovative delle leguminose da granella è un'esigenza che rinviene appunto dal mondo agricolo. Inevitabilmente sappiamo che già nel 2016 la FAO aveva indetto l'anno dei legumi per la promozione sia dell'uso alimentare ma anche della coltivazione, per gli indubbi vantaggi che queste colture danno. Abbiamo sentito parlare della necessità di avvicinare. Di molte altre leguminose, faccio riferimento al cece, alla fava stessa. E poi ovviamente una revisione proprio della tecnica agronomica, perché in linea di massima nel passato spesso anche nelle fasi di formazione dei giovani agronomi si riportava queste colture come colture idonee a aree marginali. Ma questo non è sicuramente l'aspetto al quale legare le leguminose a granella oggi, in un contesto in cui le leguminose a granella hanno ampi spazi di utilizzo anche in settori industriali. Immaginate quello che è il settore della pasta, immaginate quello che sono i settori appunto di anche proteine, isolati proteici e quant'altro. Quindi si è ampliato di molto la gamma di utilizzo e quindi anche il consumo, è aumentato praticamente l'esigenza di avere delle produzioni. Per avere delle produzioni più elevate, oltre che le superfici, dobbiamo impostare, rivedere la tecnica agronomica affinché appunto si possa sortire l'obiettivo di una maggiore produttività. E quindi noi nell'ambito... Mi posso? Giusto? Sì. Sì, ma non riesco. Grazie. Beh, il colore della mia pelle riflette poco, E quindi dicevo che inevitabilmente era necessario, ed è stato uno dei punti che ha definito il progetto, quello di fare proprio una revisione agronomica. Una revisione agronomica che è mirata ovviamente all'incremento della produttività, ma tiene anche conto di quelle che sono le strategie dell'Agenda 2030, quella vista a livello comunitario farm to fork, quindi della riduzione dei mezzi chimici, della riduzione dei fertilizzanti. Quindi in quest'ottica siamo stati pronti a prevedere delle prove di carattere appunto dimostrativo che consentissero di mettere insieme le tecniche più avanzate nella finalità appunto di raggiungere questi obiettivi. E allora, per quanto riguarda la nutrizione, ad esempio, abbiamo previsto la possibilità di una gestione di concimazione convenzionale, così come come fanno abitualmente gli agricoltori, ma anche prevedere il supporto di microorganismi tipo micorrize e tricoderma, quelli che oggi possono rientrare nella più ampia categoria dei biofertilizzanti, perché sappiamo che attraverso l'utilizzo di questi microorganismi già le leguminose usufruiscono del vantaggio dei rizobi, quindi di poter piante, ma proprio come disposizione
delle piante sul nostro appezzamento, sesti di impianto, perché sappiamo bene che anche alla luce del materiale genetico attualmente disponibile, delle varietà attualmente disponibili, uno dei problemi rilevanti della coltura della lenticchia è la difficoltà molto spesso alla raccolta, perché hanno appunto una struttura che tende a fruttificare tendenzialmente verso il basso e quindi con le macchine che abbiamo a disposizione si perde una certa quota. Quindi l'idea è quella stata quella di seguire ovviamente la tecnica anche in questo caso in uso file singole, ma anche prevedere le file binate che portavano il vantaggio in qualche misura di rappresentare l'un l'altra alla fine di queste piante un supporto e quindi un innalzamento dei palchi fruttiferi. Qui vedete appunto le due impostazioni, quella a fila singola e quella a fila binata, che in qualche misura ha alzato la fruttificazione delle nostre piante. Oltre che questo, ovviamente abbiamo ritenuto opportuno anche prevedere una gestione del suolo che fosse conservativa, che quindi rispondesse appunto a quei canoni di un risparmio di carburanti, ma anche di salvaguardia della risorsa suolo, favorendo un maggiore accumulo di sostanza organica e quindi garantendo un livello di sostenibilità più alto della nostra coltura. Quindi abbiamo messo a confronto tecniche di lavorazione del suolo convenzionale, quindi aratura non molto profonda, intorno ai 25-30 cm, e poi direttamente la semina su sodo, come posso fare? Benissimo. Ecco, questo per quanto riguarda la concia dei semi. Ci siamo rifatti a dei prodotti presenti sul mercato, Tristarre. Sentito sia sulla produzione, il secondo anno, il 2023, è stato più produttivo rispetto al 2022, ma anche su tutti gli altri parametri componenti della produzione. Il peso dei mille semi, l'indice di raccolta, il numero di baccelli, che poi sono quei componenti che vanno a definire la produzione finale. Non solo, ma per quanto riguarda la gestione del suolo, anche qui abbiamo fatto delle valutazioni di merito, cercando appunto di capire quale fosse la soluzione che desse la risposta migliore. E quindi vedete che ci sono delle differenze modeste, non significative, e sembrerebbe che appunto il sod seeding, quindi la semina su sodo, fosse in termini di produzione una scelta di tecnica agronomica più idonea al conseguimento di una migliore risposta della produzione della nostra lenticchia. In parte questo è giustificato dal fatto che in realtà la semina su sodo, lo abbiamo verificato per più anni sul grano, crea delle condizioni che consentono una maggiore ritenzione idrica a livello del suolo, perché riducendo la superficie esposta alla radiazione solare durante appunto le lavorazioni, quindi mantenendo un equilibrio a livello del suolo indisturbato, sembra che appunto nei diversi strati rispetto a un suolo lavorato abbiamo la possibilità di avere una maggiore disponibilità, cosa più evidente soprattutto nelle annate più succitose. Questo effetto è apparentemente più visibile nel caso della produzione, però vedete, per quanto riguarda il peso dei mille semi, non ha sortito i risultati attesi. C'è da dire anche questo, che la semina su sodo necessita di particolari accorgimenti. Un tentativo deve essere quello di individuare l'epoca di semina ottimale, un aumento della dose insieme nell'ordine di non differenze particolarmente spinte tra il trattamento convenzionale, quindi con concimazione in uso da parte degli imprenditori agricoli, l'emicorrizio e la tricoderma, c'è una leggera tendenza ad avere una produzione più spinta con il tricoderma, anche se questo trattamento inaspettatamente ha consentito di avere un peso dei mille semi più elevato, così come anche l'indice di raccolta, e il numero di baccelli invece è stato un po' inferiore rispetto a quello del trattamento convenzionale. Beh, questa indagine fatta a livello appunto dei singoli trattamenti ci ha portato in qualche maniera a poter valutare quelli che possono essere i possibili scenari di innovazione di tecnica agronomica per poter appunto gestire al meglio queste colture. E quindi nella combinazione
lavorazione, sesti di impianto, ecco, vediamo che il miglior risultato lo abbiamo con la Crimson quando appunto la coltiviamo in un terreno lavorato a file singole. Mentre quando parliamo appunto della semina su sodo, vediamo che tendenzialmente file singole o file binate non hanno permesso di ottenere i risultati migliori. Quando passiamo alla combinazione micorriza con sesti d'impianto, beh, vediamo che i migliori risultati si sono avuti con la varietà Dupuis, che ha permesso anche di raggiungere delle produzioni interessanti per i comprensori in cui abbiamo lavorato, e queste le abbiamo ottenute con il tricoderma con l'utilizzo del tricoderma, con una semina a fila stretta e appunto con l'impiego della Dupuis, che ha mostrato un potenziale produttivo più elevato, non in maniera accentuata, rispetto al controllo, mentre la micorriza in realtà non ha dato i risultati attesi. Non abbiamo avuto grandi differenze tra le due varietà, e mentre è stato più efficace ovviamente la micorriza nel caso della fila singola. Bene, quindi se dovessimo appunto dare delle indicazioni, quindi se dovessimo individuare degli scenari possibili, possiamo affermare che nell'ambito dell'innovazione della tecnica colturale sicuramente il ricorso a biofertilizzanti, seppure è importante trovare quelli che sono i ceppi di micorrize, ma anche il tricoderma, che è più affine alla nostra coltura per poter esaltare appunto la produzione. Mentre sia la scelta della semina su sodo, ma anche dei sesti d'impianto, non hanno dato i risultati attesi. Però questo va valutato con maggiore attenzione, in quanto se dal punto di vista della produzione non ci sono stati grossi miglioramenti, c'è da valutare appunto l'effetto della sostenibilità, cosa che abbiamo fatto con un'analisi, quella che ormai convenzionalmente viene utilizzata per la definizione della sostenibilità di un processo produttivo anche in agricoltura, che è il life cycle assessment, e siamo andati a verificare che cosa? Che nell'ambito dei sistemi che abbiamo, degli itinerari che abbiamo messo in campo, inevitabilmente il minore impatto siamo riusciti ad averlo con la semina su sodo, utilizzando fila stretta e utilizzando la varietà appunto Dupuis. Quindi questa, nella logica appunto di un processo produttivo che sia sostenibile sia in termini di redditività, ma anche appunto di sostenibilità ambientale, è una scelta, un itinerario che merita appunto attenzione. Ovviamente l'auspicio qual è? Che sono delle informazioni, dei risultati molto promettenti, ma che meritano, come appunto dicevo, degli approfondimenti, sia per testare anche le varietà più nuove, quelle di più recente anche Costituzione, che vede impegnato anche il consorzio della Lenticchia, ma soprattutto di individuare nell'ambito dei microorganismi che possono contribuire al miglioramento quei ceppi, come dicevo appunto prima, che risultano essere più affini e che aumentano l'efficienza sia nell'assorbimento degli elementi nutritivi e che garantiscono una migliore resistenza da parte della nostra coltura. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione per eventuali chiarimenti. Grazie Beppe. Eventualmente poi se facciamo alla fine, se ci sono domande, così adesso andiamo avanti con le relazioni. Grazie al professor De Mastro. Chiamerei adesso per la seconda relazione tecnica il professor Tarasco, che porta una relazione dal titolo Linee guida per il controllo ecosostenibile dei brucidi dei legumi. E la relazione è appunto professor Tarasco, dottor Bari, quindi suo collega, immagino che non è qui, è lì, ecco, perfetto, e le passo subito. Grazie. Subito una precisazione, non si dice brucidi ma brucidi, sono, e non solo dei bruchi. Non sono, no, sì, perché questo è un problema in due settori,
qui come si fa ad andare avanti? Ah, ecco, benissimo. Allora, andiamo avanti, non troppo. Vediamo se oggi cambiamo idea, magari. E non c'è riuscito. Va bene, allora, parleremo un po' di questi insettini oggi, diciamo qualcosa in più, e poi vediamo un po' cosa sono queste linee guida per il controllo dei bruchiti, che poi sono, diciamo, la sostanza del nostro intervento durante questo progetto. Allora, i tonchi sono e appartengono comunque come famiglia, recentemente sono stati attribuiti a una famiglia crisomelide, si chiama, e la sottofamiglia è diventata bruchine, sono cose sistematiche, ma giusto per avere un'idea. Qual è l'altra parte? Ecco. Qui vedete un po' qual è la struttura generale di questi insetti, come sono fatti. La caratteristica principale è che le elitre, ovvero sia le ali del primo paio, non coprono tutto l'addome. Per chi ha un po' di dimestichezza con i coleotteri, se ci ricordiamo, in genere quasi tutti i coleotteri hanno le elitre, cioè le ali del primo paio, che coprono tutto l'addome. In questo caso no, ed è una caratteristica di questi bruchidi. In particolare poi, alcuni di questi bruchidi hanno anche la caratteristica, come vedete qui in basso, proprio nella parte scoperta, di dare delle indicazioni sistematiche interessanti che possono differenziare queste specie. Abbiamo due gruppi di bruchidi. Una, diciamo, sono quelli che fanno generazioni di campo con una sola generazione all'anno, e qui vediamo un po' di quali sono queste specie. Abbiamo il Brucus rufimanus, il Pisorum e altri, Brucus lentis, e poi abbiamo altri che invece sono bruchidi da magazzino, quelli che fanno generazioni ripetute praticamente su un magazzino. Tra l'altro, un'altra caratteristica particolare è che questi bruchidi sono in pratica degli insetti che, diciamo, si vedono anche poco, perché insomma praticamente quando depongono le uova, poi dall'uovo nasce la larva che va direttamente nel legume, e quindi noi lo vediamo, la parte giovanile è completamente nascosta. Ci accorgiamo del danno quando gli adulti cominciano a fuoriuscire, quindi, e chiaramente se si trovano già sui legumi possono praticamente ovideporre, accoppiarsi, ovideporre, eccetera, continuamente rilasciando poi tutta una serie di... C'è una certa specificità di questi bruchidi o bruchidi, praticamente loro sono infeudati a una specie soltanto o al massimo a un paio di specie, due o tre specie, non di più. Quindi abbiamo per esempio il rufimanus sta sulla fava, per capirci, oppure il lente sulla lenticchia, oppure come in questo caso gli altri che fanno più generazioni all'anno, la Cantoscelides obtectus è quello del fagiolo, e poi abbiamo il Calosopus maculatus, che invece è uno di quelli che può stare da più parti, ma è particolarmente infeudato al cece. Ora, qui vedete un po' la caratteristica dell'uovo, che è praticamente trasparente, traslucido, si vede lì, e quello è un Calosobrucus maculatus che ha appena deposto. Ora, una delle cose che abbiamo fatto noi nelle varie prove sperimentali era proprio andare a cercare le uova. Perché? Perché era lì che dovevamo impedire l'ovideposizione. Cioè, praticamente, uno degli obiettivi che ci siamo dati era quello di evitare, appunto, che ci fosse l'attacco, e quindi cercare qualche deterrente all'ovideposizione. Quindi, anche se l'insetto arriva, fare in modo che l'uovo non attacchi, diciamo, non rimanga qualche cosa. E devo dire che poi, con i risultati che spiegherà soprattutto il professor Germinara, ci siamo riusciti. Ora, questo giusto per introdurre un po' i bruchidi, questi tonchi dei legumi. Una cosetta che volevo dirvi è che Gerardo non lo sapeva, però per me è stato un ritorno alle origini questo lavoro, perché quando mi ha proposto questa particolare, non sapeva, ma glielo dico adesso, che io ho fatto la tesi sul Callosobrucus maculatus. C'era all'epoca il professor Raffaele Monaco, con cui ho lavorato, che qualche anno fa è scomparso, però come vedete qui correva l'anno 90, io mi sono laureato con una tesi su il Callosobrucus maculatus, quindi poi siamo tornati, abbiamo chiuso il cerchio su questa cosa con Callosobrucus.
Qui vedete alcuni dati, ma passo oltre perché abbiamo già parlato di questi bruchidi, che sono molto simpatici se vogliamo. E, ora il controllo, come avviene il controllo di norma dei, diciamo, di questi insetti? Sono insetti molto particolari. Ora il controllo, una volta che l'insetto, la cosa particolare da capire è che una volta che l'infestazione si è insediata, i legumi sono da buttare. Cioè non è possibile curare il legume con l'insetto dentro. È la stessa cosa che avviene con gli insetti xilofagi, quelli che attaccano il legno. Una volta che l'insetto sta dentro, come si fa? Bisogna trovare, in genere si cerca di agire con questi prodotti sistemici che riescono a penetrare un po', ma non ci sono, non abbiamo dei prodotti al momento capaci di intervenire entrando nel legume per attaccare l'insetto. Non esistono questi prodotti, e meno male, perché tra l'altro avremmo dei prodotti completamente contaminati se ci fossero questi prodotti particolarmente, diciamo, che invasivi anche sui legumi. Ovviamente tutto si basa sulla prevenzione, e quindi la prevenzione, i locali puliti, bisogna il monitoraggio, fondamentale il monitoraggio, all'inizio, durante e dopo, sempre e comunque. Tutte le tecniche possibili e immaginabili che si utilizzano per poter monitorare continuamente gli insetti, sia di campo che di magazzino, sono ovviamente la base per un sistema di controllo efficace. Quindi il monitoraggio è fondamentale. E ovviamente abbiamo tutte delle normative che vengono seguite, ci sono dei codici, delle procedure che tutte le aziende devono mettere in campo per la prevenzione, e si basano essenzialmente, ripeto, su monitoraggio fatto bene, pulizia e tutto quello che si può fare per evitare che gli insetti entrino nel magazzino o che arrivino laddove ci sono i legumi. Quindi le strutture, parlo degli infissi, le doppie porte e quant'altro. Tutte disposizioni molto importanti che le aziende conoscono benissimo e che devono rispettare. Ora, per quanto riguarda il controllo, quindi queste sono le progettazioni, eccetera, tutte le procedure che bisogna rispettare, per il controllo abbiamo al momento una serie di mezzi, che sono essenzialmente quelli fisici, calore e freddo. Importante il calore, cioè basta riscaldare, non dobbiamo cuocerli i legumi, però basta, anche dei colpi di calore forti possono comunque avere un effetto deterrente su insetti già presenti. Così come il freddo, stessa cosa, il freddo può sicuramente rallentare moltissimo il ciclo di questi insetti e ovviamente impedirne la moltiplicazione. Poi abbiamo anche la tossica controllata, il vuoto, sono comunque sistemi abbastanza costosi, questi qua, che si utilizzano e vanno. Ora, noi abbiamo cercato di inserirci in queste procedure avviando, come dire, un sistema innovativo che non rilasciasse residui, perché il problema dell'utilizzo di alcuni prodotti per il controllo, come possono essere insetticidi e acaricidi, ovviamente parlo di legumi già attaccati, questi non sono preventivi. Utilizzare un insetticida, un acaricida o un fumigante su legumi in magazzino, per esempio, significa che l'attacco c'è già, non è che si fa preventivamente. Ora, per evitare di utilizzare questi prodotti che lasciano sempre dei residui, e questi residui poi ce li troviamo anche nel prodotto finito, nell'alimentazione, in quello che confezioniamo, sono sempre residui, ma sempre residui sono parti per milione, ma sempre residui sono, e quindi bisogna sempre considerare che proprio l'accumulo magari non sappiamo dove andiamo a finire. Quindi abbiamo voluto praticamente intervenire a questo livello cercando di trovare la possibilità dei mezzi, diciamo, biologici, sostanze naturali che avessero un effetto deterrente sull'ovideposizione o curativa sugli insetti e che appunto non rilasciassero assolutamente residui, fossero prodotti naturali. Quali sono questi prodotti? Abbiamo individuato due gruppi di prodotti, io vi parlerò di uno e poi l'altro, ovviamente lascerò la parola al professor Germinara. Abbiamo pensato ai prodotti microbiologici, essenzialmente a nematodi e funghi entomopatogeni. Sono prodotti che si utilizzano, sono reperibili sul mercato, non vi farò la storia di queste cose, non è il momento, ma per dirvi, sono prodotti efficaci. Qual è il principio? È quello di utilizzare, è quello di pensare a prodotti che non rilasciano residui e che possono avere un'azione di deterrenza e curativa anche nel caso ci siano degli insetti.
Riguardo ai funghi nematodi entomopatogeni, abbiamo fatto sperimentazioni di laboratorio ripetute. Ovviamente in laboratorio tutto è andato bene, nel senso che in laboratorio le condizioni sono ottimali, quindi abbiamo il 100% di mortalità quasi sempre, sia per quanto riguarda i bruchini, i vivi, sia per quanto riguarda poi eventuali larvette che abbiamo estratto dal cece. Il discorso è che per esempio tra i due abbiamo dovuto scegliere solamente i funghi per sperimentazioni di campo. Perché? E quindi in magazzino. Perché i nematodi per muoversi hanno bisogno di un film liquido. I nematodi sono organismi molto piccoli, quelli entomopatogeni intendo, che per muoversi non hanno zampe, quindi o si muovono con un film liquido oppure non si muovono. Quindi in un ambiente secco i nematodi non si muoverebbero. I funghi invece sì, perché sono dei conidi e quando arrivano a contatto con la cuticola dell'insetto agiscono e possono infettare l'insetto e colonizzarlo. Quindi abbiamo proprio deciso di utilizzare questi funghi, qui vi faccio vedere un po' alcuni di questi funghi, ce ne sono tanti che hanno rapporti con gli insetti, quelli più importanti sono di alcune specie e questo è il ciclo importante che ci fa capire come il conidio agisce. Il conidio, unità microscopica, arriva sulla cuticola dell'insetto o anche sull'uovo, perché può infettare anche l'uovo, lì germina e poi le ife che partono dal fungo colonizzano praticamente l'ospite. La cosa interessante e importante è che questi funghi sono specifici, non è che attaccano anche la pianta o il legume, sono funghi entomopatogeni, quindi sono patogeni degli insetti, non di altre cose. Qui vediamo l'azione per contatto, ovviamente, qui vediamo altre cose, un po' di dati su come agiscono, ce ne sono diversi tipi, ma ripeto, quelli più importanti sono la Bavaria bassiana e il Metarhizium anisoplie, qui vedete anche il Pecillomyces che ha qualche effetto, anche il Verticillium. Noi alla fine abbiamo praticamente utilizzato, qui vedete un po' le applicazioni che possiamo avere di questi funghi entomopatogeni, in vari casi e su vari aspetti, qui vedete sulle mosche, anche su alcuni emitteri. Abbiamo poi altri aspetti qui addirittura sulle cavallette. C'è un problema secondario dei funghi entomopatogeni, la possibilità che ci siano delle micotossine che possono avere delle allergie, possono provocare delle allergie agli operatori, ma non sono assolutamente pericolose per quanto riguarda gli uomini o le cose. Ecco. E qui vedete alcuna produzione, la produzione è molto semplice di questi funghi e qui alcuni prodotti commerciali che si utilizzano. Ora la faccio breve, non sto a dilungarmi su queste cose, poi se siete interessati magari ne possiamo anche parlare dopo, ma i formulati ci sono, esistono. Abbiamo utilizzato noi nei nostri esperimenti prevalentemente due prodotti in laboratorio e in campo, che sono quelli commerciali, la Bavaria bassiana del Naturalis e anche il Lecanicillium del, come si chiama, il prodotto della Coppert, del Micotal, che è prodotto della Coppert, avendo risultati comunque diversi e molto più accettabili e promettenti quelli del Naturalis. Qui faccio vedere i nematodi, giusto il ciclo di questi microrganismi che però non abbiamo utilizzato. E poi questi sono l'inizio degli esperimenti che abbiamo avuto utilizzando la prova di laboratorio più importante e sarà fatta con i funghi, con risultati eccellenti, soprattutto con la Bavaria bassiana, con Naturalis. Mentre poi le prove di magazzino che abbiamo fatto nel tempo hanno previsto l'utilizzo anche delle polveri inerti e quindi insieme con i funghi entomopatogeni. Però di questo appunto vi parlerà dopo il professor Germinara, quindi vi faccio vedere qui il Micotal, uno dei prodotti utilizzati, e poi anche l'esperienza di laboratorio ha avuto modo di svilupparsi su quattro insetti delle derrate, non solo il Talosopogus maculatus, ma anche abbiamo utilizzato queste sia col Catartus che quadricollis, Citophilus granarius e Loriseophilus surinamensis. Sono altri coleotteri, tutti abbastanza infeudati alle derrate, polifagi, quindi possono mangiare un po' di tutto, e abbiamo fatto esperimenti su questi insetti di laboratorio con eccellenti risultati. Da questo punto di vista con i funghi entomopatogeni. Qui vedete il Talosopogus maculatus pieno di ife dopo l'attacco del fungo. E queste sono alcune foto, per passare la parola al professor Germinara, sugli esperimenti fatti presso l'azienda Le Terre di Altamura.
penso la cooperativa, in realtà sì, di Spinazzola, sì. Noi abbiamo fatto questi esperimenti, però ripeto, di queste cose adesso vi parlerà il professor Germinara. Io volevo solo introdurvi l'argomento da questo punto di vista, concludendo che in pratica la parte del fondamentale è uno dei risultati di questo diciamo della nostra parte di intervento è che possiamo tranquillamente inserire nelle linee guida per il controllo dei brochidi dei ceci anche i funghi entomopatogeni, quindi è un risultato importante che diffonderemo anche con in sistemi divulgativi e delle pubblicazioni. Ho finito. Grazie, quindi abbiamo imparato brochidi, però non continuo a trovarli bruttini gli insetti, non ci posso fare niente. Sono sicuramente un mondo affascinante. E adesso chiamiamo il professor Germinara, dell'Università degli Studi di Foggia, Dipartimento DAFNE, per la sua relazione, tolgo gli occhiali, strumenti innovativi per il controllo sostenibile degli insetti dannosi nella filiera dei legumi in Puglia. Grazie Milena. Allora, io ho fatto tanto per cercare di convincere Milena sulla bontà degli insetti ed Eustachio me l'ha subito. Esatto. Va bene, grazie. Allora, buonasera a tutti. Io vi presenterò brevemente un po' le attività che abbiamo svolto nell'ambito di questo progetto. Il nostro come gruppo di entomologia del Dipartimento DAFNE dell'Università di Foggia. Dunque, come Dipartimento noi siamo stati coinvolti in due tipi di attività. Innanzitutto, nell'andare ad acquisire informazioni un po' più dettagliate su quelli che sono i fitofagi che attaccano i legumi in campo e soprattutto abbiamo cercato di validare degli strumenti di monitoraggio automatici per quanto riguarda il più importante insetto dannoso ai legumi in campo, che è la nottua gialla del pomodoro, che stranamente attacca anche in maniera importante il cece, anzi ci sono delle regioni del mondo in cui la nottua gialla è il principale insetto dannoso proprio al cece. E successivamente abbiamo fatto delle prove sia di campo, di laboratorio che di campo, per quanto riguarda la valutazione dell'attività insetticida di alcune polveri inerti per il controllo dei brochidi. Dunque, per quanto riguarda l'Helicoverpa parmigera, questo è un insetto dannoso, qui vedete il ciclo biologico, quindi ovviamente questo è l'adulto che depone le uova a gruppi, queste uova vengono deposte sulla parte esterna del baccello generalmente, dopodiché le larve penetrano all'interno del baccello e consumano il seme. Quindi fondamentalmente nell'epidotteri il danno è causato dalle larve che hanno un apparato boccale proprio di tipo masticatore. Ora, questo insetto, come dicevo, è un insetto estremamente polifago perché può attaccare 47 famiglie botaniche diverse e tra gli ospiti preferiti ci sono alcune leguminose come appunto il cece e il fagiolo. È un insetto difficile da combattere perché da noi è in grado di compiere anche 3-4 generazioni all'anno. Gli adulti sono subito in grado di accoppiarsi e deporre le uova e depongono numerosissime uova. Vedete, una femmina può arrivare fino a 4.000 uova. Da queste uova nascono le larve che, dopo essersi nutrite un po' sulla parte esterna, subito dopo penetrano all'interno dei baccelli e creano dei danni. Ovviamente un solo seme non è sufficiente a sostenere lo sviluppo di queste larve, per cui nel corso della loro vita vanno a consumare anche più semi, per cui vedete il danno è veramente importante e ingente. Qui vedete alcune foto proprio con il danno e la larva all'interno. Ora, il problema di questi insetti qual è? È che oltre ad acquisire quindi informazioni un po' sulla biologia, è importante fare il monitoraggio, come sottolineato dal professor Tarasco. Per cui, tra l'altro, c'è da dire che la lotta integrata è stata resa obbligatoria da un decreto legislativo recente che ha reso appunto obbligatorio l'adozione di alcune misure che riguardano innanzitutto il monitoraggio delle popolazioni, quindi il monitoraggio è un elemento imprescindibile, non potremmo fare nessun tipo di trattamento se non sulla base di un monitoraggio che ne attesti la necessità,
Dopodiché la difesa integrata è un protocollo che prevede innanzitutto l'impiego di mezzi preventivi di lotta, quindi non chimici, successivamente mezzi di lotta biologici, tra cui entomopatogeni, semiochimici, estratti vegetali, e solo in ultima analisi possiamo utilizzare poi degli insetticidi di sintesi. Quindi, diciamo, questo è l'approccio obbligatorio della difesa integrata. Ora, nel caso dell'Helicover parmigera, il problema del controllo è legato al fatto che, come avete visto, le larve sviluppano all'interno e non abbiamo prodotti sistemici in grado di eliminare, di combattere attivamente queste larve. Avevamo una scarsa conoscenza delle biologie e quindi si è reso necessario cercare di mettere a punto una strategia di difesa integrata che partisse innanzitutto dallo sviluppo di adeguati mezzi di controllo, diciamo, di adeguati mezzi di controllo biologico. Ora, per quanto riguarda il monitoraggio, quindi, è fondamentale perché ci permette di capire quando inizia un volo e soprattutto ci permette di capire la durata di un volo. Questo è informazione base per capire il momento ottimale in cui andare ad applicare determinati insetticidi. Va evidenziato che alcuni insetticidi attualmente hanno la caratteristica di essere al più citotropici o translaminari, quindi non hanno quel potere curativo che avevano alcuni insetticidi di alcuni anni fa come esteri fosforici e carbammati. Ora, per fare un buon monitoraggio abbiamo bisogno di, possiamo agire in due modi, o andare a rilevare direttamente in campo la presenza dell'insetto all'interno di parti della pianta, oppure eseguire un monitoraggio indiretto attraverso l'impiego di attrattivi e di trappole. Questo è più semplice e soprattutto è meno costoso rispetto ad andare a controllare, diciamo, la vegetazione. Queste trappole sono attivate con feromone sessuale. I feromoni sessuali sono delle sostanze che le femmine dei lepidotteri emettono per attirare i maschi anche a notevole distanza. Possiamo, nel nostro laboratorio, qui abbiamo tutto il necessario per poter implementare, diciamo, studi sui feromoni sessuali, l'identificazione dei feromoni di alcune specie di nostro interesse, e proprio sulla base di questo studio avevamo fatto in un precedente progetto POM, un vecchio progetto, diciamo, dei progetti, no, un vecchio PIF, scusate, quello stesso PIF, avevamo proprio sviluppato un feromone sessuale per le popolazioni nostre italiane, che all'epoca, vedete, erano in grado di garantire livelli di cattura di circa qualche centinaio di volte superiori rispetto a quelli, diciamo, che erano all'epoca in commercio. E questo, per esempio, ci aveva permesso di studiare proprio per la nottua, diciamo, la presenza dell'insetto con due periodi di volo che con i vecchi sistemi di monitoraggio non erano proprio individuati. Questo studio poi era stato validato anche in diverse regioni italiane che hanno verificato l'efficacia di questi attrattivi. Per cui, diciamo, il feromone lo tenevamo quando abbiamo iniziato questo progetto. La cosa che invece si è cercato di fare è quella di fare un ulteriore passo in avanti, cioè mettere a punto un dispositivo di monitoraggio che potesse essere anche, diciamo, automatico. Quindi, per questo perché? Perché fare il monitoraggio manuale anche con le trappole è abbastanza costoso. Un 20%, diciamo, soprattutto, diciamo, i costi riguardano il personale e gli spostamenti. Invece avere un sistema di monitoraggio da remoto può consentire sicuramente di abbattere questo tipo di costi. Per questo, diciamo, il vantaggio di avere delle trappole automatiche intanto è anche quello di avere dei risultati in tempo reale, perché noi possiamo leggere non solo giornalmente ma addirittura ad intervallo di qualche ora l'andamento delle catture. Oltre all'abbattimento dei costi, possiamo visualizzare anche questi dati in maniera abbastanza semplice ed integrarli anche ad un sistema di supporto alle decisioni. Questo è un esempio di trappola automatica dove c'è la cattura, c'è un computer in ognuna di queste che cattura delle immagini, li conserva in una flash card, dopodiché queste immagini vengono trasmesse ad un software che agisce da remoto, dove c'è un'ottimizzazione dell'immagine e il riconoscimento dell'immagine attraverso e conteggio attraverso intelligenza artificiale. Dopodiché sono stati sviluppati anche dei software che ci consentono quindi di visualizzare le catture delle diverse trappole nel tempo, stando seduti dal nostro desktop. Ora, l'idea quindi è piaciuta molto a Gerardo, che si è molto impegnato, e soprattutto a Giuseppe De Candio, che è stata la ditta che ci ha supportato in questa operazione. Quindi abbiamo posizionato delle trappole
sia manuali che di trappole automatiche, a fine di verificarne appunto la tempestività nel rilevare le infestazioni e soprattutto poi, diciamo, la sensibilità nel rilevare gli andamenti di popolazione. Ora, queste, vedete, sono degli esempi di cattura con trappole automatiche e queste invece sono gli esempi di cattura con trappola, trap view, di una ditta trap view automatica, e poi c'è un altro secondo modello di trappola, questa della Metos, che anche qui, vedete, c'è un pannello. La differenza tra le due trappole è che in questo primo caso il pannello è ruotante, quindi, diciamo, può essere rinnovato da remoto, mentre in questo secondo tipo di trappola, che era comunque presente in commercio, bisognava sostituire il pannello una volta saturo, e quindi, diciamo, era già in partenza, però abbiamo voluto provarlo lo stesso. In partenza però non ci sembrava molto interessante. In ogni caso, vedete, questo sono il confronto tra i due tipi di trappola, Trap View and Metos. Queste sono le due, diciamo, catture giornaliere effettuate nel 2021, che confrontate con un sistema manuale dove ovviamente le catture sono raccolte su base settimanale, abbiamo avuto un po' questo andamento. Tutto sommato, diciamo, c'era una buona tempestività, quindi una sovrapposizione dei risultati che potevano essere ottenuti con i due sistemi di trappole automatiche rispetto a quello manuale. Nel 2022 invece abbiamo confrontato solo le due trappole, la Metos e la Trap View, e qui diciamo sono emerse alcune differenze, nel senso che la Trap View sembra aver funzionato meglio rispetto alla Metos, sia in termini di abbondanza di catture, ma soprattutto in termini di tempestività, quindi è riuscita a individuare con qualche giorno di anticipo la presenza di questo insetto. Ora, questo è importante perché se dobbiamo fare dei trattamenti, in questo caso noi dobbiamo posizionare questi trattamenti appena dopo l'inizio di un volo, diciamo non oltre i 7-8 giorni dall'inizio di un volo, quindi da quando rileviamo le prime catture nelle trappole. Perché? Perché successivamente le larve entreranno all'interno dei frutti, dei semi, e quindi non sarà più possibile poi controllarle. I prodotti che sono stati anche suggeriti e utilizzati sono il Bacillus, lo Spinosad, la Zderactina e il Cover Parmigiano. Vedete, sono tutti prodotti larvicidi, non hanno attività contro le uova e quindi c'è bisogno assolutamente di intervenire prima che le larve penetrano all'interno dei frutti. Andando avanti, per quanto riguarda invece il discorso dei bruchidi, giustamente il professor Tarasco ha introdotto il discorso che esistono specie che compiono una sola generazione all'anno, di solito queste depongono in campo, poi sfarfallano in laboratorio, però poi non sono in grado di dare generazioni durante lo stoccaggio, per cui diciamo il loro effetto si esaurisce subito dopo lo stoccaggio fondamentalmente, mentre altre due specie come questo Callosobrucus maculatus e la Cantocella protectus sono in grado di fare invece generazioni continue anche durante lo stoccaggio, e questo ovviamente crea i problemi che ha ricordato il professore Tarasco. Il controllo ovviamente è legato alla difficoltà, quindi creano queste infestazioni latenti che sono difficili di individuazione, e non abbiamo oggi insetticidi che ci possono aiutare. Per cui l'idea che era nata, oltre a quella degli entomopatogeni, è stata quella di utilizzare delle zeoliti e delle terridiidomee, sono delle polveri inerti che hanno fondamentalmente una struttura di silicio al loro interno e che sono state ampiamente studiate anche per quanto riguarda altri insetti però che attaccano i cereali durante lo stoccaggio. Però all'epoca non c'erano ancora studi condotti su bruchidi, quindi si è pensato di cercare di sviluppare dei metodi di capirne anche l'attività insetticida nei confronti di questi insetti. Ora, in realtà numerosi studi avevano evidenziato come queste polveri inerti possono avere varie funzioni sugli insetti, ridurre un po' l'attività di accoppiamento, i tempi di sviluppo potevano essere aumentati, oppure il peso corporeo degli adulti un po' ridotto, si notava anche una minore capacità di aggredire, diciamo, il substrato, effetti di deterrenza e così via. Ora, per quanto riguarda i meccanismi di azione, però, ecco, si conoscono gli effetti, ma non si conoscono ancora bene i meccanismi di azione. In realtà quello che viene considerato quello più importante
è che gli insetti nella loro cuticola presentano uno strato molto sottile, questa epicuticola, che è di natura cerosa. Ora, questa cera serve a isolare e ridurre le perdite di acqua dal corpo e quindi, diciamo, è fondamentale per mantenere un buon stato idrico nell'insetto. Ora, queste polveri inerti in realtà hanno la capacità di assorbire o comunque hanno un effetto abrasivo su questo strato epicuticolare e quindi, diciamo, determinano la morte, rimuovendo questo strato ceroso, questo impermeabile che si trova sul corpo dell'insetto, ne determina la morte per disidratazione irreversibile. Però ci sono anche altri possibili, diciamo, meccanismi d'azione che vengono tirati in ballo in diversi studi, tra cui appunto l'occlusione delle vie respiratorie, il danneggiamento di strutture sensoriali, di parti boccali, il mascheramento visivo, il mascheramento olfattivo degli insetti. Quindi c'erano tante premesse per poter avere anche dei buoni risultati sui nostri tonchi, sia in laboratorio che in campo. Per quanto riguarda il laboratorio, quindi sono state condotte degli studi preliminari, abbiamo visto raccolto dei campioni per capire qual era la specie presente nei nostri ambienti, su lenticchia e su cece, che erano poi i prodotti principali del partner industriale nostro. Dopodiché abbiamo visto che per quanto riguarda la lenticchia, diciamo, erano tutte specie monovoltine, per cui non era possibile condurre degli studi di post raccolta su questi, mentre da cece sono diciamo, venuti fuori questi esemplari di Calosobrucus maculatus, per cui abbiamo lavorato fondamentalmente con questo. Questa appunto è una specie polivoltina in grado di creare notevoli danni in post raccolta. Quindi sono state condotte delle prove utilizzando, diciamo, sia lenticchia che cece, perché può attaccare anche la lenticchia. Dopodiché sono state trattate queste con diverse concentrazioni di zeolite e di polvere di terre di diatomee, e dopodiché a intervalli di tempo prestabiliti si è andato a vedere qual era la mortalità degli adulti. Ecco qua brevemente, per quanto riguarda il cece, i risultati sono quelli che vedete qui. Intanto abbiamo delle mortalità elevatissime, direi, addirittura con la terra di diatomee, già la dose di 0,5 kg per tonnellata abbiamo avuto un 100% di mortalità, mentre, diciamo, dopo tre giorni, mentre per quanto riguarda le due zeolite eravamo al 95 e al 78, però, diciamo, parliamo di una dose di 0,5 kg per tonnellata e dopo tre giorni di esposizione. Ovviamente all'aumentare della dose abbiamo avuto una mortalità elevata a tempi più ridotti, quindi ad un chilogrammo, a due chilogrammi abbiamo anche qui, vedete, mortalità elevate. In ogni caso, con tutte e tre le zeolite, diciamo, la terra di Adomea ha mostrato una maggiore precocità, nella maggiore, diciamo, risultata attiva nel brevissimo periodo. Però, diciamo, da un punto di vista poi applicativo, dovendo sostenere questi stoccaggi anche per diversi mesi, a volte diverso tempo, alla fine, diciamo, quella tempestività di azione alla fine è irrilevante dal punto di vista del controllo. Per quanto riguarda invece la lenticchia, qui abbiamo notato una certa differenza, nel senso che, diciamo, la mortalità è stata meno rapida, perché vedete, alla dose di 0,5 kg a tonnellata, dopo tre giorni la terra di diatomea era al 50% di mortalità, mentre il 100% di mortalità viene raggiunta alla dose di 1 kg dopo tre giorni. Quindi, diciamo, una maggiore diciamo, efficacia di queste polveri su cece nel controllo del Calosobrucus piuttosto che sulla lenticchia, ma in ogni caso anche qui parliamo di mortalità del 100% già dopo quasi una settimana, quindi risultati molto interessanti. Dopodiché, diciamo, sono state condotte delle prove insieme al professor Eustachio in campo, anche lì, diciamo, si è combinato l'uso delle zeoliti con l'uso dei microrganismi e questo ha potenziato ulteriormente, diciamo, soprattutto ha bloccato la deposizione delle uova fondamentalmente, quindi si è avuto questo effetto. In ultimo vi faccio vedere una prova che nel frattempo ci è capitata di sviluppare. Qui siamo in uno stoccaggio dove praticamente era stato rilevato nel mese di ottobre una forte infestazione, parliamo di ceci stoccati in silo bag da 10 quintali.
Dopodiché siamo andati a prendere dei campioni, abbiamo fatto un primo campionamento, abbiamo trattato con questa zeolite A e abbiamo fatto poi dei rilievi, quindi il 18 ottobre abbiamo fatto un trattamento, abbiamo fatto dei rilievi a dicembre, e il 7 e il 20 dicembre. Questo per capire l'effetto di queste polveri anche in caso di infestazione in atto, perché la strategia migliore ovviamente è quella di evitare, diciamo, di utilizzarla quando c'è l'infestazione, però anche in queste condizioni si è presentata l'opportunità, abbiamo valutato l'efficacia. Vedete, questa era la situazione iniziale, la presenza di insetti nei campioni prima del trattamento, quindi il 18 di ottobre, avevamo qualcosa come 110 Callosaurus vivi per chilogrammo rispetto a nella metà superiore e nella metà inferiore, poi abbiamo suddiviso anche per capire la distribuzione di questi insetti all'interno di questi big bag, e subito dopo poi al 20 dicembre abbiamo verificato quella che era l'efficacia, vedete, quindi il Callosaurus prima e dopo trattamento, quindi dopo circa 40 giorni e poi dopo ulteriori 15 giorni. Quindi vedete, anche in questo caso, anche con infestazione in atto, questa zeolite è risultata ad avere un'efficacia dell'82-84%. Quindi diciamo a maggior ragione si potrebbe utilizzare anche in queste condizioni. Ora, c'era una slide di conclusione, è saltata. Allora la conclusione qual è di questo studio? La conclusione è innanzitutto che diciamo da questi saggi che abbiamo condotto emerge che ci possa essere delle leggere differenze, ma sono trascurabili per quanto riguarda il tipo di polvere inerte da utilizzare, però c'è una differenza anche di costi importante, perché le terre di Datomeo, sebbene siano leggermente più attive, però costano esageratamente di più rispetto alle zeoliti, hanno evidenziato anche delle differenze in base al substrato che noi andiamo ad utilizzare. Questo probabilmente dipende da come queste polveri aderiscono sulla superficie dei legumi. In ogni caso abbiamo avuto dei risultati molto incoraggianti che possono essere anche, diciamo, interessanti anche in caso di forti infestazioni per abbattere, diciamo, una popolazione adulta. Sicuramente però la strategia da preferire nel momento in cui si decide di utilizzare questo tipo di prodotto è quello di provvedere ad un trattamento, se non proprio alla raccolta, subito dopo la raccolta, in quanto avendo un meccanismo di natura fisica e non chimica non vanno incontro a degradazione, quindi diciamo potenzialmente, noi abbiamo fatto anche delle prove di persistenza in altri contesti e vi posso dire che dopo un anno dal trattamento l'attività insetticida era esattamente la stessa quella del primo giorno, quindi diciamo sicuramente molto interessante. In ultimo, consentitemi di ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa prova, anche perché questi progetti, oltre a servire, diciamo, a fornire risultati utili per il territorio, servono anche a formare persone che poi opereranno nel nostro territorio, quindi sono stati tanti, ci hanno supportato e quindi li ringrazio, così come vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Ringraziamo il professor Germinara, ringrazio tutti perché stiamo quasi recuperando, adesso abbiamo l'ultima relazione, quindi lo guardo per dire non ci far perdere il ritmo, sto scherzando, il dottor Baruzzi del CNR ISPA di Bari, la sua relazione influenza dei processi di fermentazione sugli aspetti nutrizionali e sensoriali di alimenti a base di legumi, quindi è microbiologo, quindi io lo sentirò con maggiore interesse. No, non è vero, sono state tutte interessanti. Grazie Elena. Allora, il CNR ha partecipato con entusiasmo a questo progetto, sebbene ha collaborato soprattutto in una fase non di campo, non di magazzino, ma se vogliamo successiva alla logica di salvaguardia della qualità fisica e nutrizionale delle leguminose da granella colpite da attacchi in campo, abbiamo visto, o in magazzino. Quindi l'idea qual è stata? È stata quella di
provare a sfruttare e realizzare nuove tipologie di alimenti sulla base di specifiche processi di fermentazione. Okay. Quindi la breve presentazione di oggi si svilupperà su alcuni punti, a partire dalla richiesta di nuove tipologie di alimenti e quindi il ruolo della fermentazione nel modificare la matrice vegetale, la ricerca e i risultati che abbiamo ottenuto durante il progetto e ovviamente le conclusioni. Nel caso consideriamo che negli ultimi anni e sempre di più le proiezioni ci dicono che ci sarà uno spostamento dei consumi dai prodotti a base animale a quelli vegetali. Questo spostamento ha una serie di motivazioni sia di tipo etico animalista ma anche di tipo ambientale e anche di tipo produttivo, dal momento che il costo, molto spesso il costo per unità di sostanza secca o per unità di proteine di una unità di proteine, unità di nutrienti di un alimento a base animale è di solito più alto di quello a base vegetale. Per cui esistono tutte queste motivazioni che ci hanno spinto a collaborare all'interno del partenariato considerando la possibilità di sviluppare nuove tipologie di alimenti. Queste nuove tipologie di alimenti, che vengono dall'inglese chiamate plant-based food alternatives eccetera eccetera, possono essere dei più svariati tipi. Diciamo che nei nostri mercati, nei nostri supermercati, possiamo assistere fondamentalmente a quelli erroneamente indicati latte D. Sappiamo bene che la normativa non lo permetterebbe, però accettiamolo in questo momento, proseguire quindi latte di soia o bevanda di soia, di cocco eccetera eccetera, ma anche alimenti più complessi, quindi i cosiddetti meat replacer plant-based meat alternatives, plant dairy per il caso dei latticini, e in alcune parti del mondo esistono anche gli egg alternative e addirittura, per le persone molto convinte, anche i sostituti vegetali del miele, perché ovviamente, anche le api sono animali, per cui chi crede nella protezione degli animali lo crede magari in maniera molto forte, per cui c'è anche questa cosa qui. Per quanto riguarda i dairy, sono sicuramente i più importanti sia dal punto di vista, perché sono stati i primi sui quali si è lavorato, e anche dal punto di vista del mercato, e faccio giusto un esempio: anche noi in altri progetti ci siamo interessati, qui potete vedere un prototipo di una mozzarella realizzata con integrazione di proteine d'avena, per cui sono degli argomenti sempre più importanti che mossi da un interesse del consumatore, quindi dell'azienda, e quindi spingono la ricerca verso questo settore, ci ha portato a verificare quale potesse essere lo sfruttamento di questo trend all'interno del progetto PSRL Egg. Bisogna considerare tuttavia che i cosiddetti alimenti alternativi non è detto che siano dei veri sostituti di quello che è la matrice originale, per cui io lascio in questo momento un'indicazione, far vedere come sulla base di una raccolta di dati praticamente mondiale su circa 150 tipologie di bevande alternative al latte, vediamo che le composizioni nutrizionali sono le più diverse e fondamentalmente, vediamo sotto una composizione del latte, fondamentalmente possiamo riassumere come una riduzione, un basso contenuto di sodio, minor contenuto calorico, praticamente assenza di acidi grassi saturi, altro argomento dal punto di vista nutrizionale molto importante, ma anche un basso contenuto di calcio, per cui quasi tutte le bevande a base vegetali necessitano una fortificazione in calcio e molto spesso necessitano di una fortificazione in vitamine, in particolare le vitamine liposolubili, che noi sappiamo invece essere molto presenti e preservate negli alimenti di origine animale proprio grazie alla presenza dei lipidi animali.
Per quanto riguarda la composizione, la concentrazione proteica è piuttosto variabile, andiamo da quella maggiore di quella del latte, come nel caso delle bevande a base di soia o di estratti di pisello, fino a quella molto bassa, come nel caso di quelle a base di cocco. Questo cosa vuol dire? In sintesi, che a prescindere dalle motivazioni individuali, la sostituzione del latte con un'altra bevanda non può essere ritenuta sempre nutrizionalmente corretta, ma ogni consumatore deve comprendere che quella modifica potrebbe portare a delle differenze nell'assunzione giornaliera di alcuni principi nutrizionali fondamentali. Quindi, cosa può fare la fermentazione per migliorare questo stato di cose? In generale, l'idea della fermentazione è quella che l'aggiunta di microrganismi, particolari ceppi di microrganismi, come ad esempio i probiotici, avendo delle proprie capacità metaboliche aggiuntive rispetto alle normali fermentazioni, possano ad esempio stimolare il sistema immunitario, ovviamente aiutare tutti i processi legati all'intolleranza al lattosio, al miglioramento della digestione, e che quindi queste modifiche permettano un miglioramento nutrizionale della base vegetale di partenza, con l'aggiunta di assunzione di microrganismi probiotici vitali a fine della shelf life di prodotto, che è quello che viene richiesto per tutti i prodotti commerciali a base di microrganismi, alimenti a base di microrganismi probiotici. Volendo riassumere quanto è già ben conosciuto riguardo alla fermentazione sugli alimenti di origine e la fermentazione in particolare lattica, forse mi è sfuggito, in particolare lattica, ma anche quella da lieviti e da bacillus sulle alimenti a matrice vegetali, abbiamo un miglioramento del valore nutrizionale, soprattutto grazie a nuove tipologie di proteine, che sono quelle di origine microbica e che altrimenti sono assenti, a un'idrolisi della struttura proteica dell'alimento di partenza, che quindi è più disponibile, aumenta quindi la biodisponibilità, e si liberano, ovviamente grazie alle proteasi microbiche, una serie di peptidi e di aminoacidi che quindi sono prontamente disponibili. Abbiamo molto importante la riduzione dei fattori antinutrizionali, perché noi sappiamo bene che i legumi, pur essendo un alimento ad altissima concentrazione proteica e utili al soddisfare i basilari necessità nutrizionali, possiedono dei fattori nutrizionali di tipo termolabile o termostabile. Nel momento in cui la presenza, c'è una possibilità di andare a fermentare, alcuni di questi fattori antinutrizionali vengono ridotti o completamente cancellati. Quindi pensiamo per esempio ai tannini fitati, agli oligosaccaridi del raffinosio, molto presenti in tutti i nostri legumi, agli inibitori della tripsina. Aggiungiamo che in alcuni casi l'attività microbica permette di rilasciare delle molecole ad azione funzionale, che oggi si dice funzionale, cioè che prescindono la parte nutrizionale, e in questo caso c'è un mondo che si apre. Ricordiamo qui le forme gliconiche degli isoflavoni, di molti polifenoli, il rilascio di peptidi bioattivi ad attività acido inibitoria, antimicrobica e antipertensiva. È una cosa molto importante, è il loro impatto positivo sull'aspetto sensoriale delle nuovi alimenti vegetali, perché è vero che ciò che muove il consumatore è una decisione di carattere personale, però alla fine è necessario che questa decisione diventi una routine e che l'aspetto sensoriale sia soddisfatto, cioè che gli alimenti siano appetibili. Ciò che, non so per quanti di voi, non è sempre vero. Molto spesso c'è una delusione nel fare il cosiddetto plant replacer, cioè sostituire un formaggio con un formaggio, oggi possiamo dire vegano, dove l'aspetto sensoriale è completamente differente. E quindi un importante, vediamo la rimozione di sostanze diciamo tipiche della matrice vegetale, la produzione invece di molecole interessanti come acetaldeide, ma anche gli stessi acidi di fermentazione come acido lattico e acido acetico, che migliorano l'aspetto sensoriale, texture, colore, sapidità,
e come vedremo nei risultati, anche la comparsa di nuove sensazioni, nuovi sapori e odori gradevoli. E quindi andiamo al cuore dell'attività, dei risultati del progetto PSR LEG. Come è stato detto all'inizio dal professor Cento Ducati, il PSR LEG ha avuto dei suoi caposaldi che l'hanno portato a combinare in un partenariato aziende ed enti di ricerca ed università. Una parte di queste motivazioni attiene per esempio al sostegno economico della filiera di produzione e, come ha detto precedentemente il professore, purtroppo i produttori, che sono la parte più importante di questa filiera, sono spesso anche quelli più deboli. Questo cosa vuol dire? Che scontano una serie di problematiche che vengono a valle del proprio processo di produzione, per cui noi abbiamo pensato che la realizzazione di nuove tipologie di alimenti a base vegetale, ovviamente proveniente dai produttori di PSR LEG, potesse essere un esempio di alimenti innovativi che potrebbe essere sfruttata dagli stessi produttori o da aziende che si riforniscono dai produttori. Riassumerò i risultati in tre casi, che sono la realizzazione di una bevanda fermentata a base di lenticchie, la fermentazione di estratti acquosi di altri legumi e quindi l'ultima parte, che è ancora in conclusione, i dati sperimentali non sono ancora completi, che riguarda la fermentazione di puree di ceci della Murcia. Ovviamente parliamo di alimenti, di semi, per cui la loro fermentazione allo stato seme era impossibile. Abbiamo innanzitutto dovuto realizzare un piccolo flowchart di processo allo scopo di portare il più possibile le sostanze nutritive presenti all'interno del seme in una fase che potesse essere, passatemi il termine, aggredita, fermentata dai microrganismi. I microrganismi scelti in questo caso sono trattati di sette ceppi di lattobacilli di natura tecnologica o probiotici, facilmente reperibili sul mercato, che non hanno bisogno di essere ulteriormente caratterizzati, che sono tutti food grade, proprio con la logica di fare un passo verso il setup di un possibile alimento. All'interno del flowchart che abbiamo visto abbiamo inserito una fase di idrolisi proteica, perché è vero che ho un estratto, quindi ho già qualcosa che ha una sua composizione, ma onestamente la parte più nutrizionalmente più importante di una leguminosa, in questo caso della lenticchia, attiene alla sua composizione proteica, che quindi in quel caso sarebbe rimasta, diciamo, nella parte non liquida dell'alimento. Quindi noi in questa parte abbiamo cominciato a portarla all'interno della matrice acquosa, e così che fosse allo scopo di essere sia presente nell'alimento finale, ma eventualmente anche a disposizione dei lattobacilli che si sarebbero andati a crescere. Nelle prove di fermentazione tre ceppi si sono distinti per capacità fermentante, che sono il Lactobacillus acidophilus, il Fermentum e il Paracasei. Per questo motivo questi ceppi poi sono stati considerati nelle successive prove di fermentazione e prove di caratterizzazione. Vediamo in questo caso che a termine dell'evento di fermentazione la composizione zuccherina è completamente differente dall'estratto non fermentato. Ovviamente i lattobacilli tendono ad usare gli zuccheri per la fermentazione, quindi per la propria crescita, ma è molto interessante che in almeno un caso circa il 90% degli oligosaccaridi del raffinosio è stato completamente idrolizzato, è stato completamente perso. Quindi, come nei presupposti che diceva la bibliografia, anche in questo caso praticamente il 90% degli oligosaccaridi del raffinosio, che sono degli importanti fattori antinutrizionali non termolabili, quindi rimangono anche dopo la cottura, sono stati completamente rimossi. Siamo quindi andati a vedere la concentrazione di amminoacidi liberi, che è rimasta simile nelle proprie quantità, e la concentrazione di fibre alimentari, che è passata da essere in pratica l'evento di fermentazione a in parte
limitato, ma in parte trasformato le fibre da insolubili a solubili. Quindi sono diventate parte dell'alimento stesso. Cosa importante, un alimento che si voglia dire probiotico deve contenere, secondo l'indicazione che tutti conoscono, almeno 10 alla 7 cellule per grammo di alimento fino all'ultimo giorno di frigoconservazione, quando qualsiasi consumatore può comprarlo e ritenerlo benefico per la propria salute. Ciò è stato dimostrato per tutti i ceppi che avevano una popolazione sempre più alta di 7 logaritmi per millilitro, ed in particolare per il lattobacillus paracrasa. Ma questo che abbiamo realizzato, questo deve diventare un alimento, quindi non dimentichiamo una delle premesse più importanti, cioè l'aspetto sensoriale, cioè che quando si parla di alimenti l'aspetto sensoriale è fondamentale, perché altrimenti parliamo di medicine, quindi l'alimento deve nutrire e deve piacere, mentre se io voglio un probiotico ma ho, come il caso, alle volte prendo gli omega 3 nelle capsuline perché sfido chiunque ad aprire gli omega 3 e ci va a mangiarli in questa maniera, dubito che continuerebbe nella propria assunzione. Quindi alla fine in questa sperimentazione è stata dimostrata la possibilità di ottenere un alimento, una bevanda ad alto titolo di aminoacidi liberi anche essenziali, ad alto potenziale sia pro che prebiotico. Il ceppo che ha dato migliori risultati è stato il Lactobacillus acidophilus, che è risaputo essere uno dei principali probiotici a livello mondiale. Questo risultato ci ha portato ad allargare con lo stesso schema e con lo stesso approccio il lavoro su altre leguminose, sempre fornite, sempre presenti all'interno delle aziende del partenariato, che fossero diverse dalla principale. Infatti quello è stato il primo lavoro sulla lenticchia, dalla principale. Abbiamo quindi valutato le possibilità di replicare questi alimenti a partire da estratti di lupino, pisello e di fagiolo. Anche in questo caso abbiamo usato i medesimi ceppi, e non è interessante come gli stessi ceppi che nella lenticchia siano dimostrati migliori, anche in questo caso dimostrati migliori. Questo per noi microbiologi e tecnologi dà un'indicazione interessante, come alcune specie, per quanto non naturalmente di provenienza vegetale o dell'ambiente, ad esempio l'acidophilus, comunque si è adatta molto bene. Il paracasei, che è classicamente un lattobacillo proveniente dall'ambiente caseario, si adatta benissimo. Quindi anche in questo caso abbiamo utilizzato gli stessi ceppi, ma all'atto di fermentazione l'estratto di fagiolo ha mostrato dei nuovi un nuovo pattern, se possiamo dire così, olfattivo, che però era sgradevole. Questo ci dice che tutte le fermentazioni possono aver luogo, ma le dobbiamo valutare con attenzione, perché anche se è un probiotico, e l'abbiamo già detto prima, introduce qualcosa di cattivo, è inutile portarlo avanti, cosa che in effetti è stata fatta. Ci siamo concentrati sugli altri due, ottenendo risultati molto confrontabili, quindi la conservazione fino al 28° giorno di alte cariche batteriche in tutti e due i rimasti di lupini e di piselli. Vediamo anche in questo caso la concentrazione di aminoacidi liberi, ovviamente ci sono tutti i dati che noi abbiamo raggruppato nella concentrazione di aminoacidi liberi, è stata dimostrata la presenza anche dell'acido gamma aminobutirrico, che sulla base di confronti bibliografici è la medesima che è stata dimostrata essere utile in yogurt per controllare la pressione sistolica. E quindi siamo passati all'aspetto sensoriale. Allora, la valutazione sensoriale è correttamente detta una scienza. Per questo, essendo una scienza, un'applicazione di natura scientifica, ha bisogno di alcuni presupposti. Tuttavia, la valutazione sensoriale fatta con pannelli di persone che sono anche consumatori deve fare i conti con valutazioni individuali che non sono
sempre facili da definire in partenza. Quindi noi siamo fornendo al nostro gruppo di assaggiatori, che è stato di 10 persone, questi nuovi alimenti, gli abbiamo dato solo un compito facile, gli avevamo detto: dimmi cosa ti piace di più, cosa senti di più. Ad esempio, odore di sandalo, va bene. Ti piace? No, zero. Ti piace? Sì, uno. Perché era difficile fare un'analisi organolettica strutturata di alimenti nuovi per persone non addestrate. Questo ci ha portato una serie, vado veloce, a realizzare queste tipologie di tabelle. Vi leggo semplicemente le nuove cose che sono state trovate. Per esempio, è stato trovato odore di prosciutto cotto. Qualcuno ha detto era buono, qualcuno che in quell'alimento non se l'aspettava ha detto che era cattivo. E certo, perché sono le aspettative. Io mi aspetto l'odore del prosciutto cotto, Qua no. Oppure, come buono, sa di prosciutto cotto. E questa cosa non è possibile definirla prima. E dipende da quanto la persona è propensa all'innovazione. Però è vero che sono stati trovati, per esempio nel caso del Lactobacillus fermento, è stato ritrovato da tre persone odore di farmacia. E hanno detto, sa di farmacia. E come lo spieghi? Sa di farmacia, ma è zero. E certo. Sì, sì, ma l'assaggiatore ovviamente lo interpreta con quello che ha conoscenza. Infatti molte volte non c'era una definizione, o le definizioni erano diverse ma sovrapponibili. In questa maniera abbiamo fatto, quindi, sia nei lupini che nei piselli lo stesso approccio, ed abbiamo a un certo punto cercato di capire, vabbè, ma sono buoni o non sono buoni? Cioè, alla fine, tralasciando l'aspetto personale, siamo riusciti ad avere un risultato discreto dove c'è una buona accettabilità. Perché una buona accettabilità? Distinta nei macro descrittori a apparenza, odore e sapore, vediamo che in alcuni casi c'è un ottimo c'è un miglioramento, per esempio nel caso del sapore dopo la fermentazione, nel caso dei lupini, mentre la fermentazione con gli stessi ceppi nel caso degli estratti di pisello non dava grandi risultati in più. Vuol dire che, cosa che in effetti era stato notato, una parte dell'astringenza nell'estratto di lupina era ridotto grazie alla presenza della fermentazione. Quindi possiamo concludere che alcuni ceppi sono capaci di fermentare, abbiamo un elevato contenuto di proteine, soprattutto libere, proteine solubili e di aminoacidi, e a secondo della corretta abbinamento tra estratto e ceppo avere anche una nuova tipologia di alimenti. Ora, ma questi alimenti avevano un loro presupposto, cioè era l'idea di entrambi questi studi era riutilizzare l'eventuale presenza di materiale di seconda qualità o di sfridi di produzione che altrimenti magari vanno all'alimentazione zootecnica. Quindi è che trasformati in questa maniera hanno un altro approccio, un'altra conseguenza economica per il produttore, perché vendere, adesso non conosco l'entità degli scarti di produzione, non so, della lenticchia d'Altamura, ma sicuramente poterlo trasformare per l'alimentazione umana è molto più interessante. Aggiungiamo che una delle logiche di questi due lavori è stato quello di ottenere alimenti a basso titolo proteico e ad alto titolo di aminoacidi e peptidi liberi, eventualmente utilizzabili per persone che hanno difficoltà nella digestione e disfunzioni renali e che hanno necessità di diete ipoproteiche, che però devono assumere comunque le stesse quantità di lisina, triptofano, eccetera, eccetera. Quindi con questo noi pensiamo di aver dato una risposta ancora di ricerca anche a questa necessità, che, come avete visto, necessita ancora di una rifinitura di tipo tecnologico per migliorare gli aspetti sensoriali. L'ultimo lavoro ha voluto cambiare le carte in tavola, quindi, perché noi abbiamo avuto gli estratti, adesso abbiamo lavorato anche sulle puree, sulla parte sulle puree,
I lavori non sono ancora conclusi, abbiamo preferito cambiare il tipo di microrganismi utilizzati, verificando la sopravvivenza di bifidobatteri, ottenendo degli ottimi risultati, dove dopo la fermentazione le popolazioni dei ceppi utilizzati superano le 10 alla 8 cellule per grammo. In questo momento le ultime valutazioni di tipo la shelf life in corso, le valutazioni nutrizionali sono in fase di realizzazione, per cui alla giornata odierna non posso ancora dire come questi alimenti, come concluderanno il loro percorso di ricerca. Certo è che anche in questo caso l'ottenimento di una purea fermentata dovrebbe soddisfare tutti i presupposti che ci siamo detti ad inizio presentazione. Per cui noi possiamo concludere, abbiamo una serie di motivazioni che portano, che ci portano a sostituire parte dell'assunzione giornaliera di alimenti a base animale con quelli vegetali. In questo scenario c'è sempre più la possibilità di trovare nei supermercati nuove tipologie di questi alimenti, e che nel caso del PSR LEG, proprio per rafforzare la competitività delle aziende, siamo riusciti a realizzare già due prototipi di nuovi alimenti che sono privi di grassi, alte concentrazioni di peptidi liberi e di amminoacidi in particolare essenziali, a bassissimo titolo di fattori antinutrizionali rispetto a quelli di partenza. E quindi questa nuova tipologia di alimenti vede anche in aggiunta una carica di microrganismi probiotica uguale a quelli di tutti i prodotti tradizionali tipo yogurt e latte fermentati con cui si confrontano, per cui gran parte del lavoro per portare questa nuova tipologia verso il partenariato di produttori è stato fatto. Sicuramente è necessario ancora lavorare sugli aspetti sensoriali, probabilmente con approcci differenti da quello esclusivamente fermentativo. L'idea, quella che ci è piaciuta, è quella comunque di permettere a tutti i consumatori, in questo caso vediamo due bimbi, ma permettere, diciamo, avvicinare tutti i consumatori, a prescindere dalle loro motivazioni, ad assumere una maggiore quantità di alimenti a base vegetali, purché fatto salvo le corrette valutazioni nutrizionali ed un'innovazione di prodotto che nel caso del PSRL abbiamo appena terminato di elencare. Per cui io ringrazio tutti per l'attenzione, ringrazio il gruppo di colleghi che con le competenze in microbiologia, metabolomica, analisi di peptidi eccetera eccetera ha ovviamente sostenuto questi anni di progetto, questa sperimentazione, e ha permesso di fare anche questa presentazione. Grazie. Ringraziamo il dottor Baruzzi per una relazione molto interessante. Abbiamo chiuso le relazioni tecniche. Question time lo mettiamo alla fine. Adesso ci sarebbero le aziende, alcune aziende partner. Il dottor Cassandro ci ha fatto sapere che non sarà presente, ma come ha avuto modo già di sottolineare, il responsabile tecnico-scientifico è stato un partner molto importante sin dalle fasi di stesura del progetto e di azione, il partenariato, così come il DARE, quindi in un unico intervento vi parlo anche come il contributo del DARE, ve lo sappiamo, se noi siamo, il DARE è stato il capofila di questo progetto, quindi ovviamente un ruolo importante proprio anche di coordinamento del partenariato, e ci siamo anche occupati della divulgazione, quindi colgo l'occasione per ringraziare la dottoressa Liguori e tutto lo staff della comunicazione, perché insomma credo che, come ha sottolineato anche il dottor Solazzo, la comunicazione comunque per la Regione Puglia è centrale, infatti c'è effettivamente in tutti i progetti un ruolo molto molto importante della divulgazione. È un peccato, come avevo modo di dire prima, che
non ci sono veramente tantissimi eventi e quindi spesso alcuni sono disertati, però devo dire che oggi insomma non è andata male, sono contenta dei risultati ottenuti. E ringrazio comunque anche lo staff del amministrativo, sempre del DARE, che adesso è chiamato nella rendicontazione e che è una parte, ecco, i funzionari della regione non ci agevolano molto, se posso dire, nella rendicontazione, è molto complessa, e poi appunto il coordinamento del partenariato spesso, ecco, riveste delle difficoltà nel reperimento della documentazione e quant'altro. Quindi niente, io su questo vado, come avete visto, molto veloce, perché così recuperiamo, e chiamerei invece il dottor Giuseppe De Candia dell'azienda De Candia, appunto partner, perché voglio, mi piace dare la voce anche alle aziende che sono state nostre partner, perché oltre alla parte scientifica ovviamente c'è il ruolo chiave, perché come ho avuto modo di dire, insomma, sono le aziende che stimolano anche questo bisogno di innovazione, e quindi ovviamente dall'incontro delle esigenze delle aziende e dei partner scientifici ovviamente nascono questi lavori veramente molto belli. Prego. Allora, sì, allora io ho ricoperto il ruolo di... Ho ricoperto il ruolo di sostanzialmente di esperto tecnico, e mi sono occupato di utilizzare trappole tecnologicamente avanzate, quindi trappole informatiche, anche con l'aiuto dei professori, trappole informatizzate per la cattura e il reperimento e la raccolta dei dati in modo più velocemente possibile, perché appunto dovevamo confrontare l'utilità di nell'utilizzo di trappole più costose, più tecnologiche, ma più immediate nel intervenire in quello che erano le problematiche degli agenti infestanti. Abbiamo fatto dei tentativi o dei confronti sia con delle trappole manuali che con delle trappole automatiche, abbiamo anche provato a catturare afidi che in realtà si sono rilevati non identificabili per problematiche di dimensioni e di tante altre variabili. E per me è stato un campo completamente nuovo, quindi utilizzare le tecniche che possono essere tecniche di cattura, di raccolta dati, di logistica in campi aperti dal punto di vista informatico, è una cosa che introduce delle variabili che solitamente non sono considerate, quindi anche la polvere, una foglia, un qualcosa che non è inizialmente analizzabile, introduce una variabile che su una foto non identifica per bene l'insetto, o non identifica per bene la problematica che sta sorgendo. Abbiamo raccolto i dati, noi abbiamo realizzato una piccola piattaforma di confronto dei dati, di confronto con le varie giornate, con le varie marche e con le varie tipologie di prodotto. Per me è stata una sfida abbastanza nuova, e sono stato contento di avere dei partner che mi hanno dato supporto e mi hanno aiutato in qualcosa che per me era completamente nuovo. Grazie. Ultimo, non per importanza ovviamente, aspettate che prendo il programma, il dottor Giovanni Di Leo di Terre di Altamura. Grazie, prendo la presentazione. Presenterò brevemente
parte delle iniziative e delle attività che sono state condotte all'interno dell'azienda Terre di Altamura sui metodi di disinfestazione, quindi di confronto tra quelli che hanno già presentato il professor Tarasco e Germinara, metodo appunto con l'utilizzo della CO2, quindi anidride carbonica, all'interno dei big bag. Un'attività fondamentale per noi all'interno dell'azienda, perché giustamente, come diceva prima il professor Tarasco, è difficile la gestione dei magazzini, perché le infestazioni, basta qualche giorno di ritardo nei controlli dei magazzini e si rischia veramente di perdere dei raccolti molto, molto importanti. Un'attività comunque in linea con la nostra politica aziendale, quella che abbiamo condotto, perché anzitutto un metodo completamente bio, quindi senza l'utilizzo di chemicals che possono lasciare residui appunto sui prodotti alimentari, oltre che in linea con gli standard qualitativi che sono implementati all'interno dell'azienda. L'attività si è basata in una prima fase su un'analisi economica, quindi valutare il costo elementare dei materiali necessari all'attività di fumigazione e disinfestazione, e chiaramente valutare anche i benefici. Siamo partiti quindi con la scelta di una tipologia che fosse idonea al tipo di attività, quindi l'utilizzo di questi contenitori che comunemente vengono chiamati big bags, che sono in grado di contenere una grossa quantità, si parla anche di 10-12 quintali di prodotto. Sono dei contenitori in raffia di polipropilene, e diciamo, oltre alla tipologia del big bag da utilizzare, abbiamo tenuto in considerazione anche altre caratteristiche, tra questi le bretelle di carico e soprattutto la valvola di carico. Quindi tra le due tipologie proposte dal mercato, quelle con la valvola di carico a caramella e quella con la valvola di carico classico, è stata esclusa quella a caramella, quindi abbiamo optato per una valvola di carico classica tradizionale, perché quella a caramella, diciamo, poco maneggevole da parte degli operatori, oltre al fatto che comunque si è verificata poi nel corso degli anni, quindi dell'esperienza maturata all'interno di Terre di Altamura, e quindi trattamenti fatti in passato, una dispersione di CO2 proprio all'interno di questo tipo di valvola. Altra esclusione è stata fatta per le bretelle di carico a cucitura verticale, quindi abbiamo optato per un big bag con bretelle tubolari che permettessero, insomma, di maneggiare il big bag con più facilità anche nelle operazioni di carico e scarico. Oltre a queste caratteristiche, sono state tenute in considerazione anche la grammatura interna contenuta del liner contenuto all'interno del big bag, quindi sono state scelte per la sperimentazione tre grammature da 70, 100 e 60 micron. Per quanto riguarda l'anidride carbonica, anche qui è stata fatta un'analisi tra le due principali tipologie in commercio, la prima in formato pellettato e la seconda in formato liquido in bombole. CO2 che, come dicevo prima, innanzitutto può essere usata nella filiera bio, quindi diciamo cosa molto, molto importante per noi. Può essere una fumigazione di facile utilizzo, oltre al fatto di essere molto sicura, perché non è né esplosiva né corrosiva, quindi anche dal punto di vista della sicurezza sui luoghi di lavoro ci dà una mano, e risulta essere poco costosa. Infatti tra le due tipologie abbiamo sicuramente escluso a priori l'utilizzo di quella allo stato liquido, perché ha dei costi molto alti rispetto a quella di tipo pellettato, oltre al fatto di incrementare di quasi al 55% i costi che sono dovuti a costo di trasporto e costo di noleggio del recipiente, perché purtroppo si paga il noleggio del recipiente se si vuole maneggiare
questo tipo di anidride carbonica. Quindi abbiamo optato per l'utilizzo della forma pellettato e abbiamo fatto con le tre tipologie di Big Bag, quindi con 70, 100 e 60 micron di polietilene interno, abbiamo effettuato delle prove inserendo prima all'interno dei contenitori vuoti, quindi dei Big Bag vuoti, una quantità di 2,5 e 3,5 kg e chiaramente misurato poi nel tempo, col passare dei giorni, la quantità generata di CO2 all'interno del saccone mediante un misuratore Oxybaby. Dalle analisi infatti abbiamo subito notato che mentre con la quantità di 2 kg e 2 kg e mezzo non riuscivamo ad ottenere una quantità sufficiente che potesse permettere la morte per asfissia all'interno dei Big Bag, la quantità giusta, la quantità ottimale che ci ha permesso di raggiungere una quantità di CO2 superiore al 90% è stata appunto la quantità di 3 kg di ghiaccio secco. Successivamente il progetto è stato portato avanti, quindi utilizzando la quantità di 3 kg all'interno di contenitori, questa volta riempiti con matrici leguminose, in questo caso cece e lenticchie. È stato non particolarmente facile reperire comunque delle materie prime che fossero infestate. E ci siamo riusciti, quindi abbiamo dovuto monitorare poi nel corso di tutto il trattamento di fumigazione che è durato circa una settimana, quindi abbiamo monitorato appunto l'attività di disinfestazione, quindi dall'accettazione della materia prima lungo poi tutte le fasi di selezione, calibratura, spietratura, fino all'ottenimento del prodotto finito che fosse insomma pronto per poter essere confezionato. Quindi da questa attività siamo arrivati alla conclusione che la quantità ideale per poter avere un trattamento di fumigazione efficace appunto è stata quella di 3 kg utilizzato su una quantità di 1200 kg di prodotto all'interno del Big Bag e che ci ha generato una quantità di CO2 superiore al 90%. Chiaramente questo è risultato solamente possibile solo mediante l'utilizzo di contenitori idonei. Infatti, come dicevo prima, sono stati esclusi quelli con le bretelle verticali perché proprio nella dilatazione volumica hanno presentato segni di cedimento. E quindi abbiamo optato per un Big Bag con un lining interno di 70 micron perché poi a parità di costi è risultato quello meno costoso e ovviamente quello che ha risposto in maniera più precisa e più idonea al trattamento. Questo è quanto. Grazie. Ringraziamo il dottor Di Leo, giusto? Che no, ho perso sul cellulare il programma. E adesso chiaramente siamo riusciti a finire in tempo perfetto e chiedo se ci siano però delle domande da rivolgere ai relatori, alle aziende, curiosità, qualcosa che ha stimolato un po' la fantasia. Volevo sottolineare il coraggio che hanno avuto in particolare la cooperativa di Spinazzola e Terre di Altamura, perché portare degli infestanti in un'azienda che movimenta decine di migliaia di decine di migliaia di tonnellate all'anno è complicato davvero, e ti scappa un focolaio perché c'è una prova che le università stanno conducendo. Quindi sappiate, Eustachio e Salvatore, che avete ricevuto molte bestemmie, molte parolacce dai generatori del settore. E poi un'altra piccola. Siete stati bravissimi, non è scappato nulla, ci dico. Un'altra curiosità, un'altra cosa che mi ha colpito molto invece sulla
relazione di Federico Baruzzi del CNR. Quindi con lo scopo di arrivare a dei fermentati, a dei plant-based food, a monte c'era da eliminare, bisogna avere certezza di eliminare poi la parte animale, quindi voglio dire è importantissimo il lavoro fatto a monte per fare, ironizzo sul plant-based, perché insomma gli insetti poi ogni tanto si trovano nei legumi e quindi non sarebbero più idonei questi alimenti per i vegani, insomma. Lasciatemi passare la battuta. Grazie ancora per la... grazie a te. Io voglio dirvi che soprattutto l'intervento del professor De Mastro mi ha, come si dice adesso, sbloccato un ricordo. Hai detto che i legumi, insomma, sono da sempre un po' destinati a terre marginali e mi sono ricordata quando, non vi dico in che anno, studiavo coltivazioni erbacee, cioè io mi sono laureata a Bologna e sugli appunti del professore c'era scritto che cece e fava utilizzati per l'alimentazione animale al nord, per l'alimentazione umana al sud. Cioè, mi colpì ovviamente moltissimo perché insomma, c'era un po' di disprezzo in quella notazione. Quindi mi sono ricordata questa, dopo tanti anni mi sono ricordata questa. Anche se poi invece adesso c'è una riscoperta incredibile alla faccia loro, noi eravamo avanti. Esatto. Ci sono altre osservazioni? Se non ci sono altre osservazioni possiamo concludere. Io veramente ringrazio nuovamente come capofila tutti i docenti, le aziende e chiaramente anche l'ho già ringraziato, ma lo ringrazio nuovamente, il responsabile tecnico scientifico, chi è stato qui fino alle 6:25, però siamo in perfetto orario. Grazie a tutti e veramente speriamo, con l'auspicio che possa esserci un PSR Leg 2. Guardo il dirigente della regione che ci aiuterà, adesso ce lo promette in questa sede, ci aiuterà a portare avanti questo bel gruppo operativo. Grazie e buona serata a tutti.